Siamo nella centralissima piazza Umberto I di Giffoni Vallepiana, qui si parte e qui si arriva. Stiamo parlando naturalmente del memorial dedicato a Pasquale Giannattasio, seconda edizione organizzato dal Centro Sportivo Italiano, ma con il sostegno fortissimo dell'amministrazione comunale di Giffoni Vallepiana e del attualmente presidente del Consiglio Comunale Antonio Andre, che grazie a lui è nata questa iniziativa sportiva dedicata a Pasquale Giannattasio, vero? Certo, sì, per il secondo anno faremo una grandissima gara, ci auguriamo, ci saranno tanti atleti che verranno da tutta la provincia, anche da fuori provincia, ci sono anche forse delle adesioni che arrivano dalla Molise e dalla Calabria. Quindi ci siamo ormai alle porte di questa seconda edizione e cerchiamo naturalmente anno per anno di migliorarla e la gara e aggiungendo sempre qualcosa di più in ricordo di un grande velocista giffonese che l'anno prossimo ci sarà il 50° anniversario della medaglia d'oro che ha vinto nel 1967. Quindi è doveroso che lo ricordiamo, perché io credo che da qui ai prossimi 50 anni non sappiamo se una persona campana e in Italia riesca a fare gli stessi risultati. Quindi siamo stati, diciamo, tra virgolette, premiati per la prima edizione. Subito dopo il Centro Sportivo Italiano ci ha inserito tra gli eventi regionali, vero Antonio? Certamente sì, per la verità devo ringraziare sin da subito il presidente Credentino del comitato provinciale, perché in quell'occasione il 5 settembre scorso abbiamo avuto il piacere di inserire questa gara nel calendario regionale. Quindi quest'anno ci saranno anche la presenza del comitato regionale del napoletano. Una gara podistica, ma anche un evento che poi, diciamo, è un'escursione all'interno della cittadina Giffoni Vallepiana, perché il circuito appunto è un circuito cittadino. Sì, sicuramente un bel circuito che io l'anno scorso l'ho voluto anche quest'anno confermare, perché si passa in tantissimi vioni, vicoli e frazioni di Giffoni Vallepiana tra i Noccioleti, Uliveti. È veramente un bel percorso. Un percorso misto, perché naturalmente nella nostra conformazione del territorio non abbiamo solo un territorio pianeggiante, quindi ci saranno dei piccoli tratti in salita, alcuni in discesa, e così facendo anche quest'anno abbiamo riconfermato il percorso dello scorso anno. Dicevo prima il patrocinio del comune di Giffoni Vallepiana, ma naturalmente per organizzare un evento sportivo di questa caratura ci vuole molto di più. Abbiamo anche altri sostegni, sì, Antonio? Certamente, ci sono tanti sostenitori che dalla prima edizione ci stanno vicino, perché hanno sposato questo progetto, questa manifestazione, e posso anche nominarli qualcuno, però non vorrei dimenticarmene altri. Ci sta il centro commerciale Siniscalchi della zona industriale di Salerno, c'è la Cisalfa Sport, c'è una ditta di costruzioni di Giffoni Secasali che è MG Costruzioni, ci sono tante tipicità, perché noi cerchiamo di premiare tutti gli atleti che saliranno sul podio con i nostri prodotti tipici locali, quindi dalla nocciola, dall'olio, dalle castagne alle noci. Naturalmente, oltre al sostegno finanziario e economico, ho citato il comune, ma c'è anche il Giffoni Film Festival, c'è Radio Flash naturalmente che seguirà tutto l'evento, poi il sostegno dell'associazione Il Gabbiano, la Croce Rossa, il Southland, perché poi intorno a questo progetto sportivo vengono coinvolte varie associazioni, vero Antonio? Certamente sì, quest'anno c'è l'adesione dell'associazione di volontariato Il Gabbiano, che con il sostegno mi darà la possibilità per tutto il percorso di avere i volontari. Naturalmente bisogna ringraziare il Corpo dei Carabinieri, dei Vigili Urbani, della Croce Rossa, del Giffoni Film Festival, che dalla prima edizione sta al mio fianco. E quindi siamo ormai, possiamo dirlo, agli sgoccioli, è imminente, anzi possiamo anche annunciare la data, il 5 settembre presso la sede del Gabbiano, nel centro sportivo Volpari a Vassi, si terrà la conferenza stampa. Avremo la presenza, Antonio, di chi? Sicuramente del presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano, Domenico Credentino, e del rappresentante regionale Vico Pellino.
il sindaco di Gifu. Sicuramente ci sarà il sindaco che presiderà i lavori, ma vogliamo magari quest'anno eventualmente dire un'altra novità che ci sarà all'interno della manifestazione, perché grazie ad alcuni amici appassionati alla famiglia quest'anno ci sarà una bellissima mostra fotografica di Pasquale Giannattasio. E anche la persona qui presente, Piero Vistocco, si è adoperato affinché si riuscissero a reperire le maglie che ha indossato il grande Pasquale Giannattasio. Ci sono le medaglie, ci sono le medaglie d'oro. Non dimentichiamoci che Pasquale Giannattasio ha vinto 3 medaglie d'oro. Quindi quest'anno sarà una bellissima mostra fotografica. Probabilmente ci sarà anche un video che è stato trasmesso in Rai e si chiama Da dove vieni campione. Sì, sì. Infatti mi ha bruciato un po' tutte le notizie il Antonio Andria, è la stessa cosa, quindi voglio ripetere, rinnovare l'invito. Il 5 settembre conferenza stampa a Bassi presso la sede Il Gabbiano, poi l'evento principale naturalmente si terrà presso questa piazza, centro di Gifuni Valle Piana, arrivo e partenza il sabato 10 settembre alle ore 18. Per l'iscrizione naturalmente ci sono i siti online, chi è che pratica questo sport di potenza sicuramente sa come muoversi, come iscriversi e quindi come partecipare a questo evento che si tiene appunto a Gifuni Valle Piana. Ricordiamo sabato 10 settembre ore 18, poi nella stessa serata avremo occasione anche per divertirci, perché poi c'è la festa a Santa Maria Bico, avremo gli alunni del sole, quindi inviteremo tutti gli sportivi che verranno a Gifuni a trasferirsi a Santa Maria Bico per questo evento. Quindi a primo appuntamento ricordiamo 5 settembre conferenza stampa presso il Gabbiano e 10 settembre alle ore 18 a Bassi, 10 settembre alle ore 18 a Gifuni Valle Piana, la seconda edizione del memorial dedicato a Pasquale Giannattasio. È tutto per adesso, avremo sicuramente modo di seguirci e di sentirci nei prossimi giorni.